Benvenuti su Track Channel. Oggi faremo la nuova partita di Imperator Rome che ho cominciato circa da quanto? Circa sarà stata una mezz'oretta fa che ho ricominciato il tutto. Ho fatto un quarto d'ora. Il tempo di allearmi con... Ho ricominciato intanto con Nicena. Mi sono alleato con uno, due e non mi ricordo con chi altro. Praticamente siamo andati ad aiutare in guerra, non mi ricordo chi neanche. E come premio ci hanno dato questi 5 territori. Quindi dice, da così siamo arrivati così. E ora niente, siamo... Siamo alleati con gli Annord. Ce n'è alleata con la Brigantia e la Coritania. E in più sono in fase difensiva contro il Dobunnia. Questo abbiamo detto che uno l'ho fatto. Fatto ok, andiamo avanti con questi. Attenzione. Dobbiamo portare più velocemente possibile la civilizzazione a 5. Questo sì. Ah, poi avevamo fatto la guerra a fianco a Dobunnia, praticamente immediatamente subito quell'altra. E qui ci abbiamo rimesso cinci e pezzi, come si dice nella mia città. Allora, ora io sinceramente vorrei dichiarare guerra a questo, però prima devo fabbricare... Lui è... Oh cavolo, però, wow! Garantita da Dobunnia, quindi se dovessi dichiarargli guerra, ma la prova... Dobunnia c'ha 11 corti, però loro entrano a fianco a me, attenzione, questo è da vedere. Coritania entra a fianco a me con 6 corti e la Brigantia entra con 11 e 6 sono 17. Allora, lui può fare 9.000, lui può fare 11.000 e lui, cavolo, ne può fare 19.000. La mia voglia di crescere immediatamente potrebbe portarmi alla sconfitta. Invece questo, un esempio, ah, eccolo qua, guardate, si è coperto bene bene le spalline. Sì, non so proprio come fare. Economicamente sto male. Lui non ci voleva che andava a difenderla, perché già ha messo gli occhi. Andiamo avanti, vediamo di riprenderci un pochettino. Attendere. Mila uomini, questo qua mi danneggia troppo. Allora, abbiamo una nuova unità.
Questo mi costa 1,24. Adesso le armate pesanti non mi conviene tenerle. Tutte queste altre armate, per esempio, mi costa 1,73. 3,75 totale forse. Vediamo di attendere un po' che le cose cambino. Un attimino, attenzione, attenzione, attenzione. Questo qui è alleato con Picenia, vabbè io. Cornovia. Quest'altro. Non posso dichiarare guerra a questo. Devo farmi un'altra alleata, assolutamente. Con chi però diminuisce le relazioni? Non te lo dice. Ah, con questo che sta in guerra. Vedere perché se mi entra in guerra anche questo, vediamo. Ovviamente avremmo circondato Dobunia. Piccolo esempio, vediamo se faccio guerra a questa. In 3 entreremo in guerra, 5, 9, 7, contro gli 11 di qua, senza contare i miei uomini. Serve un'altra alleata. Questa era ottima come alleata, invece ha deciso di non voler entrarci. Vediamo se posso fare qualche alleata da giù. No. Tremare proprio condannano. Ah, ovviamente questo c'ha. Deve attendere. E la guerra attenderà allora. Nel frattempo cerco di migliorarmi. Costruzioni, non posso fare niente. Dobunia.
è il mio problema ora. Però potrebbe essere anche una ghiotta occasione per guadagnare territori suoi. Chi è? Morto questo. Omen. Devo attendere che finisce la tregua di questo. Vado con questo mio qua, mi frego subito questi due. E se faccio qui un forte, non saranno soldi per fare il forte. Un forte è qui perché almeno guadagno tutti questi territori immediatamente. Vediamo se si è liberato dalla tregua, ancora no. Vediamo quanto si libera dalla tregua. Il 30 aprile del 67, devo attendere parecchi anni, allora andiamo avanti assolutamente. In Europa non posso assolutamente dichiarare guerra a nessuno. Poi devo vedere se posso muovermi anche in altre direzioni. Questo è senza alleati, però attenzione, garantisce me questa qua praticamente, che era una mia ex alleata, poi diventata una local power. Se dovessimo dichiarare guerra a lui, devo sempre attendere un po' di anni, però con lui c'ha 8 corti, sapendo che 1, 2, 3 me li prendo immediatamente. Il problema è che è grande, grande. C'ha 22.000 uomini reclutabili, 23.000 più 14 corti. Non è semplice, anche con tutti gli alleati devo attendere. Attendiamo, vuol dire che devo attendere ora. Dobbiamo distruggere lui e ci servono almeno altri 4 anni, devono passare.
Mentre qui a nord intanto vediamo un attimino. Assimiliamo, dai. Ora abbiamo la possibilità di prenderci più territorio, ma conviene dichiarare guerra a lui che è solo. Questo entrerebbe ugualmente in guerra. Allora. Ora posso fare niente. Dobbiamo attendere. Un po' qui si formerà anche quest'altro forte. Il 5 luglio. Si sente il rumore della ventola, non lo so. Cerco di mascherare un po'. Si sente e che forte, ora vediamo quanto ci costa. Dieci di stabilità abbiamo preso. Mi serve un alleato. Che mi aiuti con la guerra. So chi è? Ah, troppe relazioni ora. Dissolvo con questo allora. Vediamo se dichiaro guerra a lui. Se entra. Entra questo sicuro. Potrebbe entrare Brigantia che farebbe un po' la differenza. Sì, entrerebbe anche Brigantia. Però attenderemo ancora un po'. La Cornovia, porta di Cornovia, potrei anche accettare. Perché accetto? Sempre per una questione di spezzare subito le gambe ad Obugna. Vediamo. Se dichiaro guerra tutti entrerebbero, Brigantia, che c'è 12 corpi, lui ne ha altri 8, lui ne ha altri 8. Quanto mi costa questo?
la scacchiera, diciamo, che è quasi pronta. Se aspetto altri 2 anni, entra in guerra anche Coritiana. Aspettiamo. Fermo, fermo, no, entrano subito tutti in guerra. Bello questo, ora siamo in guerra tutti contro lui. Aspetta, pure lui è entrato in guerra. No. Era un guaio se era entrato anche lui in guerra, eh? Tanto se gli distruggiamo 5.000 uomini all'inizio, facciamo un bel colpetto. Ma ho rimesso. Dai, venite ad aiutarmi. Abbiamo perso la battaglia. Se ne vanno a do cavolo, se ne sono andati. Dovrei vincere la guerra tranquillamente ora che sono entrati tutti in guerra a fianco a me. Guadagnerei pochi territori. Praticamente è quasi esaurito l'esercito. Ho dovuto rompere le scatole solo a me. Il problema è che non voglio dare territori ai miei alleati.
sta rifacendo le forze. Ora chi attaccherà a me, sicuro. Questi non vanno giù perché ovviamente se non occupiamo quello prima. Ma che significa? War Proposal for Brigantia? Cosa dice? Cornoglio. Non so che significa, ma rifiuto, dai. Perché c'era war e guerra, assolutamente, una alla volta. Che è successo qua? Hanno raso al suolo forse. Non l'ho capito proprio. Cioè per non darla a me la rasa al suolo questo verme. Ma no, se l'è presa questa. Non so cosa abbia fatto, ma se l'è fregata lui. Ora devo conquistare più territori possibili. Questo infame mi si è fregato il territorio. Eccoli, guarda quanti uomini ci sono. Vai, vai, mo sterminali tu, fai tu, fai tutto tu. Io penso solo a guadagnare i territori. Aveva fatto 8.000 uomini, aveva rifatto. Quasi quasi mi accontento di poco. Vediamo fino a che punto posso arrivare. Poi ci spartiamo noi territori. Dobbiamo conquistare tutto, ma attenzione, c'è 9.000 uomini qua. Mi sa che non ha più nessuno ora. Sì, cavolo, non c'è più nessuno.
ha vinto la battaglia. Quella persa, ma ci tocca più niente. Altro territorio guadagnato da me. Voglio circondare anche questo, così poi vado a fare la guerra contro questo senza problemi. Sta il mio esercito. Anzi. Mando tutti là anche perché teoricamente dovrebbero andare là loro. Speriamo che nessuno va di qui dove voglio andare io. Teoricamente potrei farcela anche se ho meno uomini. Quanto riguardiamo questo, l'alleanza con la Brigantia potrebbe andare via. I barbari! Sono scesi i barbari! Bastardo di giù, guarda. Potrebbe essere un problema i barbari ora. Guardate, da qui, come sempre. Che cagata sti barbari! Imperator.